Curtis McLean su Next D. Cosa stai guardando? Ah, è la mia camera che è un po' in disordine. Vabbè, ragazzi, chiudeteci un occhio, guardate me, non dietro. Lì mi si è rotta la... Dov'è? Lì mi si è rotta qui la balconata del... Balconata. La roba per non farmi cadere dal letto e per evitare di schiacciarmi qui per terra come una frittata, ho usato il letto di riserva che abbiamo. Di solito sta lì sotto. Sì, è una cosa, spero, non permanente, ma... Ma a voi non interessa. Voi siete qui per vedere cosa ho acquistato e la mia esperienza al Cofans. Comunque, seconda volta che racconto la mia esperienza alla fiera. Non so se farci una serie oppure, boh, farci un video così ogni tanto. Anche perché, diciamo che vado a una barra due fiere l'anno. Milan Games Week è quello che capita qui intorno al mio paese. Meno nei paesi vicini, come appunto come fanno Milano Comics and Games, come ci sono andato all'inizio anno. Boh, Milan Games Week quando faranno a novembre. Che intanto ci sarò il, se non sbaglio, il 24, il 25 e il 26. Sarò il 25 e il 26 tutto il giorno, spero. Quindi se volete incontrarmi mi troverete in giro per la fiera. Non so se fare il mio classico outfit così, classica felpa di Spider-Man e maschera, oppure usando anche altro, oppure farmi direttamente un costume di Spider-Man fatto proprio da me. Ho tempo per decidere e sto veramente divagando fin troppo. Comunque sto dicendo che il 15 ottobre sono andato al Comofan. È stata un'esperienza normale, se non dico entusiasmante, perché diciamo che quei tre padiglioni che c'erano erano un padiglione del Games Week, giusto per dirvelo. Facendo due calcoli, sì, più o meno era quello. Forse sto esagerando un pochino, ma il diametro era quello. Vediamo un po' cosa mi sono comprato, ma soprattutto cosa ho fatto al Comofan. Allora, appena sono entrato, diciamo che non me l'aspettavo, mi hanno chiesto una foto. Ora, io non so il perché, il mio cosplay non era, cioè, cosplay si può dire, felpa e maschera non era tutto questo granché, più che altro io mi ero visto in quel modo per fare le foto e metterle su Instagram, tra l'altro li trovate tutte quante, non è che abbia fatte così tante, anche perché volevo fare il giro, avevo mio fratello e non sono riuscito a farmi tutte queste gran foto, quindi ne ho fatte 3 o 4 e le trovate sul mio Instagram, il link lo potete trovare in descrizione. Comunque, appena sono entrato, boom, ragazzi, mi hanno chiesto foto. Stavo dicendo, non so se per il mio pessimo cosplay da Spider-Man oppure perché mi avevano riconosciuto, se ne mi fanno e mi hanno fatto foto perché ero io il grande Leon XDC. Vabbè, lasciando stare, non credo. Comunque, è stato abbastanza emozionante. La seconda volta che qualcuno mi chiede di fare una foto visto da Spider-Man, la prima volta è stata a Milano nel 2021 quando c'è stato lo Spider-Man Day. Sono andato in giro come un pirla vestito da Spider-Man, felpa e maschera come sempre. Niente, il resto della fiera è stato un avanti e indietro dei padiglioni, fatto avanti e indietro nelle stesse corsie, scoperti nuovi stand perché la gente lì come dei maniaci. Comunque, la prima cosa che ho acquistato, diciamo che l'ho acquistata per mio fratello, è stato il cappellino di Luffy di One Piece. Luffy, Raffi, Rapper, chiamatelo come volete. Io l'ho sempre chiamato cappello di paglia. E vabbè, mio fratello in questo periodo gli sta piacendo One Piece, quindi gli ho comprato questo cappello. Sì, 15 euro non sarà stato chissà che, però fece lui. Bene, il mio portafoglio un po' meno. Comunque, ragazzi, sono pronto per cercare il One Piece. E tra l'altro, vi consiglio di andare a vedere con che ho fatto la foto su Instagram. Sì, ragazzi, perché dalle Bedwars in Minecraft sono passato alla vita reale. Non vi faccio nessuno spoiler, ma anche nella sezione community potete vedere che cosa ho trovato. Ora, di solito non si mette il cappello sul letto perché, vabbè, chiedete ai vostri genitori perché non si mette il cappello sul letto. Anzi, no, va, fatemelo togliere. E niente, poi l'altra cosa che ho comprato a mio fratello che già potete notare lì sopra non sono le cuffie, ma è questa spada di Zoro. Sì, cosa mi è stato in mente ad acquistare un bambino di 8 anni una spada? Ovviamente è finta, e meno male se è finta. Ho detto, guarda, fratello, la appendiamo al muro, te la guardi e non ci giochi. Anche perché mio fratello ci ha dato un pugno in faccia 2 giorni fa. Vi sto a raccontare, immaginate cosa può farmi con questa. Comunque, ragazzi, ho sempre voluto fare una cosa con la spada. Adesso direi che è anche giunto il momento di provare a fare. Immaginavo qualcosa di più catastrofico. Niente, poi bello, ho comprato anche una collezione album di 151 dove ho trovato un Erika Alternative Art. Io 500.000 pacchetti per trovarla. Lui, boom, prima collezione che gli ho comprato io.
trovata così a casaccio, bene. E poi anche una mystery box di Frederick, che ho speranze di trovare qualche pacchetto vintage, ma purtroppo niente. Almeno la penna. E niente, queste tutte le cose che le ho acquistato. Poi vicino al Frederick Store c'era anche un... cioè, dietro il stand del Frederick Store c'era anche un stand di manga. Capito? Sì, diciamo che è stato un po' difficile tenere mio fratello lontano da lì, anche perché io volevo andare a vedere e ero da solo con lui. Mia sorella e il suo boyfriend erano andati chissà dove, io ero rimasto da solo con lui. Non mi sono comprato niente purtroppo su quello stand, ma sono dettagli questi. Un'altra cosa che ho acquistato, stavolta mia sorella, sono state queste Cristo santo. Ditemi che l'hanno girata in slow motion. Sono state queste Cristo santo. Sono state queste cuffie con unicornute. Ma sai che quasi. Basta il prossimo. Ma ora queste sono mie. E niente, questi sono i soldini che ho speso per mio fratello e per mia sorella. Poi, una cosa che mi ha comprato mia sorella sono stati questi, possiamo dire, cover per i Joy-Con di Spider-Man. Ora, questo joystick non è il mio. Io ho questo fantastico joystick di Marvel Spider-Man 2, che ragazzi vi ricordo che il 20 uscirà, inizierà la serie. Niente, teoricamente uno sarebbe mio e l'altro sarebbe di mio fratello, ma lui se li è fregati entrambi, anche perché la tonalità di rosso che hanno queste cose non ci sta bene col mio pad. Per il momento li lascio. Intanto vi faccio vedere da più vicino se riesco a farvi vedere bene. E poi, beh, altre cose che vi farò vedere dopo. Intanto vediamo cosa mi sono comprato io. Allora, io quando vado a una fiera devo fare tre cose. Numero uno, farmi più foto possibili con i cosplay. Numero due, comprarmi una carta di Charizard. E numero tre, comprarmi qualche bellissima action figure. E ragazzi, devo dire che qui ho veramente esagerato. Cioè, ho speso più soldi qui al Como Fan che in 3 Milan Games Week. Cioè, facciamo un po' i calcoli, ok? Non vi dirò quanto ho speso perché mia madre guarda i miei video, quindi se non voglio essere decapitato, non vi dirò il prezzo. Anche se so già che mi torturerà per saperlo. Quindi ragazzi, questo sarà il mio ultimo video. Mamma, ti prego, abbi pietà di me. Vabbè, lasciando stare, la prima cosa che mi sono comprato è stata, cioè, tre action figure. Me ne sono comprato uno dietro l'altra. Sono passato davanti allo stand di Pianeta Hobby e ho visto, cioè, amore a prima vista, questa action figure di Spider-Man attaccato a una finestra che è pronto a lanciare la ragnatela. Questa era l'ultima disponibile, infatti ragazzo, questa l'ha presa dalla vetrina, me l'ha messa nel pluribold, quindi purtroppo non ho neanche la scatola, mi ha detto, e io guarda non ho la scatola, ho detto, ma sì, chi se ne frega, metti il pluribold e metti la busta e prendi i miei cazzo di soldi. E niente, molto carina, la volevo, cioè in realtà non ero andato lì con il pretesto di comprarmi un action figure di Spider-Man, ma volevo quella di una bella ragazza, cioè nel senso, volevo una bella action figure da mettere un giorno in un futuro sfondo quando cambierò casa oppure cambierò metodo di postazione, non lo so. E dietro di lui, dietro questo fantastico Spider-Man, c'era un'altra action figure che mi ha colpito, di un altro supereroe che adoro. Purtroppo non era Iron Man, quella di Iron Man l'ho trovata, ma 800 euro mi sembrava un po' troppo da spendere per un'action figure alta così, però un giorno l'avrò, intendo un'action figure di Iron Man, non quella da 800 euro alta così. L'action figure che era dietro Spider-Man era quella di Deadpool, ok? Uno dei miei 10 supereroi preferiti di tu. Cioè, guarda qua, è bellissimo. Lui che fa così col dito e dietro ci sono... come si chiamano sti cosi? No, non sono vignette. Vignette per... no, non sono vignette. Come si chiamano? Non lo so. Vabbè, se qualcuno lo sa, ragazzi, scritto nei commenti. E la show figure si presenta in questo modo. Ragazzi, ho già montato, non so dove metterlo, ovviamente, ma è bellissimo.
Ora qui il braccio si stacca, se riesco. Ho staccato direttamente, detto, bene. Qui Deadpool si stacca, infatti questi qua non è attaccato, cioè sto coso qui che poi vanno attaccati tutti questi altri cosi qua. Non so come si chiama, ragazzi, avete pietà. E poi vabbè, Deadpool che si stacca il braccio. Ole. Anche quello ci sta. Un po' di sangue qui ed è proprio Deadpool. Come terza action figure, ovviamente non potevo non prendermi una bella waifu. Solo che c'erano talmente tante che non sapevo quale scegliere. In realtà c'erano un sacco, ma io non le conoscevo. Io volevo una action figure di una waifu che conoscevo. Però non ne ho vista neanche una. Più che altro io sto cercando quelle di High School DxD. Però non ce ne sono. Non riesco a trovarne una da nessuna parte. Cioè non la voglio comprarla su internet. Voglio trovarla in fiera, ma in fiera non la trovo. Ho avuto culo a trovare quella di Mary nella scorsa fiera, ma qui ovviamente niente. Però mentre stavo andando a pagare, ho visto in fondo, cioè proprio dietro il bancone, l'action figure di un anime che ho iniziato a vedere qualche settimana fa. Mi sono sbagliato, ho visto 5 episodi. Poi mi sono fermato. Però sono ancora in stand by e la recupererò. E sto parlando dell'anime di Lamù, l'aliena più bella che abbia mai visto negli ultimi tempi. Ma che sono io per non andarvi a informare chi è Lamù? Ovviamente lo andrò a leggere, ragazzi, perché imparare la memoria, che cazzo c'ha voglia. Lamù è un manga shonen scritto e disegnato da Va bene tutto, ma io sono ciecato. Lamù è un manga shonen scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone sul settimanale Weekly Shonen Sunday, edito Shogakukan, dal 24 settembre del 1978 al 4 febbraio del 1987. Ci fu anche l'adattamento anime che uscì nel 1985 e poi il recente, possiamo chiamarlo Remastered, del 2022. Pensavo fosse uscito quest'anno, il 2023. Vabbè, comunque si tratta, posso farvi un piccolo resoconto, proprio minuscolo, del primo episodio. La Terra è minacciata da una razza aliena invasori che lascia ai suoi abitanti una sola possibilità di scampo, ovvero che un terrestre scelto a caso dovrà combattere con uno di loro. E che viene scelto? Atoru Moromoshi, che ha 10 giorni per riuscire a toccare le corna di Lamù. Alla fine ce la fa rubandogli il reggiseno e per sbaglio chiede a Lamù di sposarla. Il resto, ragazzi, vi consiglio di andarvi a recuperare l'anime, perché dai primi 5 episodi che ho visto è molto bello. E questa action figure, beh, devo dire che è fantastica. Purtroppo, no, qui non è attaccato, l'ho già aperta, qui non è attaccato, c'è la gamba da attaccare al corpo e l'action figure che si mantiene su allo sgabello. Ecco qua, si attacca la gamba qui sotto, non guardate guardoni, e si posiziona sullo sgabello. Poi, andando avanti per la fiera, nella speranza di cercare una carta di Charizard decente, ho trovato un bel negozietto che vendeva un sacco. Ho trovato questo negozietto molto bello, con un sacco di carte gratis, con prezzi, diciamo, un po' fuori, tanto fuori dal mio budget. C'era anche una vetrina piena di bustine vintage. E dico molto, molto vintage. Set Jungle, Ex Deoxys, Set Buzz, almeno da quello che mi ricordo io. Mi sembra anche qualcosa di Yu-Gi-Oh, ma ora non ricordo. Un sacco di carte gradate. C'erano anche le bustine giapponesi a 4 euro. Non magari 7, 8, come si vede su, non so, altri siti di carte. E una bustina giapponese 4 euro, sì. E che fai? Me ne potevo privare io? Davanti a quelle bustine, di prendermi un box intero di Raging Surf a 95 euro. Cioè, ragazzi, un box in giapponese a 95 euro. Ora che c'è la crisi lì anche in Giappone, che ci fanno pagare i box 150, quasi 200 euro. Io il box di 151 l'ho pagato 150 euro. Guardando il prezzo, per fare un esempio, su un sito, non dire il nome giusto per non fare, davanti è 150 euro, questo ho pagato 95. Nei prossimi giorni, ragazzi, arriverà lo spacchettamento sul canale, perché qui dentro ci sono un sacco di carte
bellissime tra Garchomp X, che io voglio trovare. Non mi ricordo, c'è la versione X e la versione Full Art X. Non so se c'è anche la versione Alternative Art. Non ne ho idea di Garchomp. Però c'è quella di Groudon, che a me piacerebbe trovare. Niente, poi, continuando a andare... Ah, mi sono anche dimenticato di dirvi che al Pietobi mi hanno dato anche questa promozionale disegnata da non mi ricordo chi. C'è il nome dietro, ma... Allegrio, una cosa del genere. Comunque, si tratta di un Jolteon che se riusciva a spendere, che si spendeva più di 50 euro, te la davano in omaggio. E beh, devo dire che è molto carina, purtroppo non si vede molto bene. E beh, devo dire che tanta roba. Se fosse stata olografica o reverse, secondo me sarebbe stata ancora più bella. Però sarà un bel ricordo del Como Fan. Ovviamente la qualità non è come quella delle carte normali, però... la sviviamo e la tengo come ricordo. Ma ora finalmente passiamo al Charizard che ho acquistato. Allora, questo Charizard l'ho visto veramente, veramente a pelo mentre stavo per andarmene via in un negozio. Non ho trovato molte informazioni su questa carta, cioè sono stato qui mezz'ora a cercare, ma niente, non ho trovato una verità minchia, quindi spero che magari uno di voi qui sotto nei commenti riuscirà a darmi una mano. La carta di Charizard in questione è questa promozionale. Io l'ho pagata 80 euro Playhead. Allora, all'inizio non avevo visto il Playhead perché lì c'era un casino. Il ragazzo me l'ha anche mostrato. Ha visto solamente 80 euro. Ho detto, ma sì, dai, pigliamola. Poi, quando siamo usciti, siamo andati a mangiare al McDonald's, ho rivisto meglio la carta. E qui dietro ho notato. Ora, dovrebbe vedere, sì, c'è una X dietro la Pokéball. Ora, io mi chiedo, perché una X? Cioè, posso capire che magari potrebbe essere danneggiata agli angoli, magari, non so, una macchia di caffè o qualche dito da sopra ci stava. Ma se c'è una macchina di caffè col cazzo che la compravo. Comunque, perché una X dietro? E non capivo proprio, però, cioè, non è... questa è stata proprio fatta con una forbice, con qualcosa, con una penna, non ne ho idea. Io non so spiegarmi perché qualcuno dovrebbe prendere una forbice, quasi sia roba puntita, e fare una X sopra questa Pokéball. Comunque, boh, è un Playhead, cioè, perché c'è un Playhead, c'è tutto qua. Andando a vedere su Cat Market, proprio Charizard UNP, promozionale, non c'è scritto nient'altro. Il massimo che ha raggiunto questa carta è stata di 803 euro. E piazzata 10 mint arriva sui 1200. Minchia, sui 1200, praticamente un mio stipendio. Il primo risultato che appare è Playhead, è di 124 euro. Quindi io credo di aver sbancato con questa carta. Però secondo me, guardando anche le condizioni delle carte... cioè, le condizioni delle carte, perché lo sa, c'è Poor, Playhead, Light Playhead, Good, Excellent, Near Mint e Mint. In sostanza, Mint è perfetta, Near Mint è quasi perfetta, vabbè, Excellent è eccellente, Good è buona, Light Playhead è una carta, come se una carta, oh, da quello che c'è sotto qui, allora, una carta Light Playhead può essere legalmente giocata in un deck, un boost di bravo protettivo, inoltre, non è mai stata manomessa, ok, bordo incastrati... scarabocchi casuali sulla carta, eccetera, eccetera. Criteri, la carta può essere, no, può apparire in cattivo stato, ma può essere considerata light played. Ma comunque l'equivalente americana è solitamente play o good. Quindi io questa credo che sia una light played, appunto, perché c'è solamente una X dietro. Perché played sarebbe proprio la carta messa veramente in condizioni... molto rovinate, cioè, non dico molto rovinate, ma... so, magari bordi bianchi... non so come spiegarlo, ragazzi. Non ho neanche qui un esempio per farvelo vedere, perché una carta play dove da qualche parte ce l'ho anche. Vabbè, abbiamo poi Pur, che è la carta messa veramente in condizioni pietose, piegata, stracciata. Una merda. Io voglio mandarla a gradare, perché con tutte le collezioni di Charizard... cioè, io sto facendo la collezione a caccia di Charizard. E ne ho anche un bel po', forse una ventina. E credo che comincerò anche a mandarle a gradare. Questa, se la mando a gradare, credo che mi tornerebbe con un 3, 4, non ne ho idea. Che comunque, beh, salirebbe comunque di prezzo. Se adesso così potrete vedere 124 euro secondo Cat Market, a un 150 ci possiamo arrivare? Non lo so, ragazzi, non mi intendo di queste cose. Io mi colleziono solamente Charizard. E niente, questi erano i miei acquisti. Però prima di andarmene via dal Como Fan, volevo acquistare un'altra cosa. Non è una carta Pokémon, non sono action figure, non è batte la pesca. Mi sono comprato dei vestiti. E perché va in fiera sa che i vestiti ci sono lì. Vi faccio un piccolo esempio.
Ragazzi, Waifu Material. Ok, mi vergogno a mostrare questa maglia? Assolutamente no. Non c'è niente di strano, è una passione, ci sta. E ragazzi, questa è una delle maglie che ho comprato e non mi piace. E c'era di peggio, ho preferito evitare. Questa la userò molto volentieri per... Questa la userò molto volentieri per le mie serie di Minecraft, le texture pack anime di Minecraft. Comunque, l'ho presa L. Io, ragazzi, vabbè, sono realista. Ho la panza, non ci posso fare niente. In realtà sì, posso farci qualcosa, ma è complicato. E il mio obiettivo sarebbe quello di dimagrire. Quindi ecco perché l'ho presa L, l'ho presa un pochino più stretta. Per così quando perderò peso, spero, anche perché sono anche bello grosso di spalle, che mi stia meglio. Comunque non ho preso solamente questo, ho preso anche due maglie. Volevo quella, le volevo anche loro in versione ferma, ma purtroppo non c'erano, non c'erano solamente le maglie. Anche quelle prese L, perché come detto prima voglio dimagrire e pomparmi un po'. Anche per dei progetti futuri che voglio fare sul canale, questa non va bene. Comunque, lasciamo stare. Passiamo alle magliette. Una delle due maglie che mi sono preso, ragazzi, è una maglia bianca con la scritta Senpai, con delle ragazze che stanno letteralmente lottando tra di loro. Sì, non stanno facendo niente, c'è una piccola scazzo tardogno ogni tanto, ci sta anche per loro, non solo noi uomini dobbiamo prenderci a... No, ragazzi, sto scherzando, prendetela sullo scherzare. Non pensate male. La seconda maglia che ho preso è di un anime che ho visto la prima parte della prima stagione, poi non mi sono recuperato la seconda parte della prima stagione e tra poco dovrebbe uscire anche la seconda stagione. Sto parlando di Spy Family, maglia sempre bianca con una delle mie waifu preferite sopra, ovvero Yor. E se mai dovesse uscire una se mai dovesse arrivare una seconda parte delle texture pack Minecraft di Spy Family, molto probabilmente indosserò questa meraviglia. Cioè, guardatela. Come fate a dire che non è bella? Ovviamente, ragazzi, non mi vergogno a mostrarvi queste maglie. Sono... A parte che sono censurate. Niente, ragazzi, questi erano i miei acquisti che ho fatto al Comofano. Non vedo l'ora di andare al Milan Games Week per recuperare un'altra carta di Jared. Le maglie di rilasciarle stare e altre action figure. Che, adesso, magari la speranza di trovare una di... High School DxD. Adesso, io non mi arrendo. Però poi, una fiera, troverò quella di Rias Gremory o di qualcun altro. Niente ragazzi, il video termina qui, spero vi sia piaciuto, mi raccomando, voi lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video con la vostra amichevole Spider-Man. Di tutto, bella raga. Flash is fast, flash is cool, Francois Zappar, flash ain't no dude and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot and you get in your car and you drive real far.